Buongiorno, bentrovati. Lunedì 16 aprile 2018, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Gran parte di questa trasmissione poi sarà dedicata come ogni lunedì alla pagina sportiva, ma andiamo per ordine, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. L'edizione di Pescara del quotidiano Il Centro, vedete in prima pagina, in primo piano, la notizia di cronaca che arriva da Penne: si getta due volte dalla diga, salvato, l'uomo tenta il suicidio di un agente di polizia, della polizia stradale, fuori dal servizio, si tuffa nel lago e salva questo anziano che per due volte si era buttato nelle acque della diga. Poi in alto, termonucleare, vedete il titolo, una lettera, rimette in corsa l'Abruzzo, Abruzzo che non demorde e offre, diciamo, e si prepara a chiedere ragioni dopo la scelta dell'Elenea di non costruire questo impianto nel sito di Manoppello, ma a Frascati nel Lazio. Dunque si sta lavorando in pratica per un ricorso. Intanto è stata inviata questa lettera dalla Regione Abruzzo. Ancora Regione in primo piano, questa volta riguarda e si parla di scuola, scuola che perderà 15.000 studenti e 600 cattedre, il dossier sull'Abruzzo per quanto riguarda le scuole. Poi andiamo a centropagina, vedete la fotonotizia molto esplicativa, perché ieri a Pescara, come in altre 43 città italiane, si è svolta la 35esima edizione del Vivi Città, la gara podistica più importante organizzata dalla WISP, con la vittoria tra gli uomini di Scarlatto e tra le ragazze di Deborah Aceto. I due vincitori sono questi della 35esima edizione, ma la vittoria è stata davvero di tutti, dell'organizzazione, dei tanti partecipanti e di coloro che hanno seguito lungo il percorso questa manifestazione. Vediamo altre notizie che arrivano da Pescara: buche in strada, partono lavori per 800.000 euro. E poi ancora Pescara, enti pubblici, domani il voto per eleggere i nuovi sindacati. Infine ci spostiamo a Montesilvano, piano urbanistico, grandi alberghi, chieste modifiche. Andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di L'Aquila, Vezzano, Sulmona del Centro. Sisma, tutti in piazza contro le tasse, questo è il titolo di apertura. L'Aquila, oggi la marcia che vedrà uniti commercianti, imprenditori e sindacati. A centropagina si parla come ogni lunedì in maniera dettagliata di sport, calcio di Serie D in particolare. L'Aquila e Avezzano, vittorie con vista sui playoff, giornata importante e positiva per biancoverdi e rossoblu. Vediamo altre notizie: Avezzano, servizi notturni, la polizia locale per ora dice no. E poi L'Aquila, altra notizia che arriva dal capoluogo: ceramiche antiche esposte in anteprima. E poi ci spostiamo in Valle Peligna, Sulmona punto nascita, ok alla deroga dal Ministero. E siamo alla prima pagina dell'edizione di Teramo del Centro: Teatro Romano, un nuovo progetto, affidato l'incarico per i rilievi geologici necessari a realizzare una copertura leggera. E poi la notizia più importante, lo possiamo dire, della giornata calcistica di ieri riguarda il ritorno del Giulianova in Serie D. Con 180 minuti d'anticipo i giallorossi hanno conquistato la promozione battendo per 3-0 al Fadini il Montorio. E dunque festa grande per la società giallorossa. Poi vedremo il servizio ieri sera. Ospiti nella trasmissione condotta da Jacopo Forcella, l'Abruzzo del pallone, dirigenti i vertici del Giulianova Calcio con il presidente Bartolini. Poi vedremo, come detto, il servizio. Ora invece andiamo a vedere le altre notizie che riguardano la provincia di Teramo. Tortoreto, scuola bus vecchia, alunni in classe troppo tardi. E poi elezioni, le amministrative nel capoluogo aprutino, la Lega insiste su Del Paggio candidato. Da Teramo ci spostiamo a Roseto, pulizia del verde, mini appalti del comune rosetano. Andiamo a vedere anche, per chiudere con Il Centro, la prima pagina dell'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto: bollette tari in ritardo, slitta la rata, Chieti nessuna mora, ma bisogna saldare entro 7 giorni dal ricevimento della cartella.
E poi il Vastese Scarlatto va veloce, lui il re del Vivi Città. Dunque torniamo sulla manifestazione che si è svolta, che si è tenuta ieri a Pescara con l'atleta originario di Vasto che ha vinto la 35esima edizione del Vivi Città di Pescara. Vediamo le altre notizie. San Salvo, 15enne picchiato dal branco. E poi ancora San Salvo, presi due ladri, gli oggetti rubati nascosti in auto. E poi da San Salvo a Lanciano, lavori sul corso, arrivano le presentose. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Sisma, la rivolta contro le tasse, L'Aquila questa mattina alla Fontana Luminosa, la protesta contro la restituzione fiscale. E poi il contenzioso, Tecnico sconfigge Terna per 46 volte. E poi la carovana Noab sbarra la via al gasdotto. Andiamo a centro pagina, il Vinitaly scopre radici e futuro del Montepulciano, iniziata con un grande successo anche per i vini abruzzesi la rassegna di Verona. E poi Pesco Costanzo, lupo ucciso, la carcassa nel parco. E poi nella parte alta invece della pagina andiamo a vedere altre notizie. Giulianova, ex confettificio John Capece, dirige Franco Nero. E poi il calcio, lo sport e il calcio in particolare, Pescara e il gruppo cinese Xiamen Holding ad acquisire la società biancazzurra, o per meglio dire a trattare in questi giorni con la società biancazzurra per un eventuale ingresso nel Pescara. Se ne era parlato anche nei giorni scorsi. E poi invece il calcio giocato, l'Aquila sempre più eroica, il Real Giulianova è già in Serie D. Ma tornando al Pescara, vi ricordo che domani sera sarà di nuovo campionato per i biancazzurri con il Pescara di scena allo stadio di Vercelli a Silvio Piola della città piemontese in una partita fondamentale per la lotta salvezza. Lasciamo l'edicola regionale, poi torneremo a vedere le pagine interne di Centro e Messaggero. Vediamo invece, in questo caso iniziamo a vedere i titoli dei quotidiani nazionali, i titoli principali. Partiamo dal Corriere della Sera, vedete questa foto, la bambina sopravvissuta all'attacco chimico, siamo in Siria, la guerra negli occhi di Masa. E poi la politica nell'articolo di spalla, duello Lega Movimento 5 Stelle, Salvini pessimista sulla trattativa, Di Maio avvisa, il centrodestra unito, un danno. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Di Maio, ultima offerta a Salvini. Possiamo fare un governo in pochi giorni, ha detto il leader pentastellato, ma l'ostacolo si chiama sempre Berlusconi. Calenda dice, invece esponente del governo uscente, il PD si mette in gioco, Quirinale preincarico entro mercoledì, escluso il voto. E poi vedete anche su Repubblica, grande spazio alla guerra in Siria con giovani, giovanissimi, vedete inquadrati anche in primo piano, perché questa è davvero una guerra che coinvolge anche una popolazione molto giovane qual è quella siriana. Al mondo chiedo di coprirsi la bocca, i 15 anni di Mohammed sotto le bombe, vedete il titolo di Repubblica. Siamo alla Stampa di Torino, l'Italia non tolga le sanzioni a Putin, parla l'inviato di Trump in Ucraina, Salvini insiste, sarà il mio primo atto da Premier. E poi va in scena una rivoluzione tra gli scaffali dei centri commerciali, dove non ci sono più solo alimenti e oggetti per la casa, dall'auto al dentista, al supermarket, trovi di tutto. Vediamo anche la prima pagina del Sole 24 Ore, più sconti ai contribuenti con il fisco precompilato, bonus sulle spese mediche per 18 milioni di italiani. Vediamo anche il Fatto Quotidiano, il titolo principale riguarda la politica, Salvini vuol prendersi il TG1, il leghista punta alla rete ammiraglia dell'informazione pubblica. E poi più a centro pagina, 5 Stelle e Lega, dialogo tra sordi. Anche a Vinitaly nemmeno il vino scioglie lo stallo, entrambi i leader presenti a Verona alla manifestazione del vino, appunto al Vinitaly. La pagina nazionale del Messaggero, Salvini Di Maio, aria di rottura, alta tensione tra i leader, il capoleghista Luigi si sforzi di più, preferisce andare col PD, vada, queste le parole
di Salvini. La replica: centrodestra dannoso, mercoledì decide il Colle, avanza l'ipotesi di Fico, esploratore neopresidente della Camera, anche lui esponente del Movimento 5 Stelle. La politica internazionale: Trump dopo il blitz, restiamo in Siria, sanzioni alla Russia. Poi il calcio di Serie A, Lazio e Roma non si fanno male, poche emozioni, il derby finisce 0-0 dunque tra giallorossi e biancocelesti. Vediamo anche l'altro giornale romano, Il Tempo: taglia i politici, poi ai dipendenti, parla il questore della Camera, il piano di Fraccaro, ricalcolo dei vitalizi e dei rimborsi. Niente di che, vedete il titolo sul derby romano, 0-0 tra Roma e Lazio. Vediamo anche il quotidiano Libero: giocano a fare la guerra. Questo è il titolo di apertura, gli occidentali sparano peggiorando le cose, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna rimettono l'elmetto utilizzando scuse umanitarie per farsi i fatti loro, in Iraq e in Afghanistan non hanno combinato nulla, in Libia hanno fatto disastri e in Siria, scrive Libero, il caos continuerà. Vediamo anche Il Mattino di Napoli, quotidiano napoletano, il titolo di apertura riguarda la guerra in Siria, altri civili a rischio. Bonino, dopo Douma Assad, vuole ripulire Idlib, 1 milione di abitanti in pericolo, dice la leader di Più Europa, che lancia l'allarme. Il presidente francese Macron accusa Putin, complice sui gas. Vediamo in alto un titolo che riguarda il calcio, perché su Maltino si parla ovviamente in maniera preponderante delle vicende partenopee del Napoli. Il sogno si allontana, in questo caso il sogno scudetto del Napoli, fermato 0-0 a San Siro dal Milan. Strepitoso Donnarumma, che al 92esimo ha negato un gol a Milik con una parata davvero incredibile. Lasciamo l'edicola nazionale, torniamo al quotidiano Il Centro per ripartire dalle cronache della nostra regione. Sul dossier scuola in particolare parliamo a pagina 2, perché l'Abruzzo, secondo questo studio, perderà oltre 15.000 studenti in 10 anni, anche 651 classi e migliaia di docenti in meno tra asili, elementari, medie e superiori. Ecco cause ed effetti. Ma in questo specchietto vedete Abruzzo meno 10% nella scuola dell'infanzia, meno 13% nella primaria, meno 11% nella secondaria di primo grado, meno 2% nella secondaria di secondo grado, ma ci sono anche regioni che perderanno, secondo questi dati, più alunni e più cattedre. Tre proposte per evitare di perdere posti di lavoro, queste le contromisure, perché ovviamente ci saranno meno studenti e ci sarà bisogno di meno professori. Siamo a pagina 3, Sanitopoli, verso il quinto processo del Turco e Cesarone. Vedete, questo è il titolo principale, ricorrono in Cassazione, sipario riaperto a 10 anni dall'inchiesta, chiedono sconti su pena e risarcimenti. Andiamo nella parte bassa invece della pagina, ritroviamo anche l'altro argomento che avevamo visto in prima pagina, fusione nucleare, Regione Abruzzo al contrattacco, una lettera di Strada dei Parchi smentisce la bocciatura dell'Enea, l'Abruzzo può tornare in corsa per ospitare questo impianto nel sito che è stato individuato, quello di Manoppello Scalo dell'Interporto di Manoppello. Siamo alle cronache dalle province, partiamo come sempre da Pescara, dal capoluogo adriatico, i cantieri in città, via Terno, 800.000 euro per i lavori, varato il progetto per rifare la strada, l'intervento a luglio, via Santina Campana a senso unico, con un giorno di anticipo, lavori in molte zone della città a Pescara. Poi la notizia di cronaca che arriva da Penne, si getta nel lago, salvato da un agente fuori dal servizio della polizia stradale. E poi ancora Pescara, Croce Rossa, la sede trasloca in via Dorio, ha trovato un nuovo spazio per l'associazione di volontariato, il presidente della Croce Rossa di Pescara, Nieddu, accusa Di Marco ed il PD, ora tirerò fuori le carte, dice il presidente della Croce Rossa. E poi invece parliamo della BCC abruzzese di Cappelle sul Tavo, con la conferma del presidente Michele Borgia, che è stato rieletto all'unanimità. Vedete nella foto, nelle ultime ore c'è stata questo importante rinnovo delle cariche da parte di oltre 1.200 soci.
E poi il Vivi Città, siamo nelle pagine interne del centro, in 1300 la corsa, numerose anche le famiglie con bambini alle gare non competitive, rinnovato il successo della manifestazione podistica. Dunque abbiamo visto gran successo per il Vivi Città di ieri a Pescara. Tra l'altro vi anticipo che, come ogni anno, anche in questa occasione vi proporremo nei prossimi giorni uno speciale che abbiamo curato proprio per il Vivi Città, per la 35esima edizione che si è svolta ieri a Pescara. Ancora cronache dal capoluogo adriatico, droga e false griff, due senegalesi nei guai. Proseguiamo, siamo alla pagina di Pescara e provincia e dell'area metropolitana, perché in questo caso siamo a Francavilla, quell'incrocio è pericoloso. Via Madonna delle Grazie, troppi incidenti, SOS al sindaco dai social. Da Francavilla ci spostiamo più a nord, a Montesilvano, Corso Strasburgo, il costruttore vuole modificare il PP1. L'osservazione presentata in comune di D'Andrea chiede lo spostamento di due palazzi e l'apertura di una strada. Da Montesilvano ora andiamo a Popoli, sfilata di moda al Conad organizzata dai commercianti. E poi in basso si parla di un'altra iniziativa, prestito di libri e prestazioni alla Libera, libreria d'Abruzzo a Villanova di Cepagatti, tante le iniziative in questi giorni. Spostiamoci a Chieti per parlare di tasse, di Tari in particolare, Tari in scadenza in tutta Italia, ovviamente anche nella nostra regione. Bollettini in ritardo, slitta il pagamento, arriva infatti la proroga per 23.000 utenze. Barbone, nessuna mora, ma bisogna saldare la prima rata entro 7 giorni dal ricevimento. E poi Caccia e Morosi, Teate Servizi, manda 36.000 ingiunzioni. E poi sgravi per le famiglie e imprese, le nuove tariffe con sconti fino al 30%. E poi a Chieti, cambiando argomento, tagli in provincia, arriva un no alle cause, opposizione contro Pupillo, Di Bucchianico sbagliato agire contro governo e regione, doveva mediare. Siamo alla pagina della provincia di Chieti, siamo a San Salvo, ragazzino di 15 anni picchiato dal branco, tre coetanei lo accerchiano e lo prendono a calci e pugni, un passante avvisa la polizia municipale ed evita la tragedia. Ancora San Salvo, chiude la strada senza segnaletica. Ancora nella cittadina San Salvese, svaligiano una casa, due ladri presi in auto. E poi in basso invece a Rocca Scalegna, branco di cinghiali assedia il borgo, allarme del sindaco, arrivano alle case, viviamo da sequestrati. Infine siamo a Vasto, Menna incontra l'Ecolan, vertice sull'eventuale adesione. Ci spostiamo all'Aquila, la vertenza delle tasse, ultimo appello per l'Aquila, oggi la mobilitazione con il corteo di protesta in centro storico, non convince la proroga di 4 mesi alla riscossione. Campotosto, un esproprio lungo 9 anni, la battaglia contro la burocrazia di un imprenditore, aspetto di ricevere l'indennizzo dal comune. E poi tornando all'Aquila, un comitato per il centro storico, residenti e commercianti riuniti a Palazzo Fibbioni, si lavora per lo statuto. Proseguiamo, siamo alla pagina della provincia dell'Aquila, in particolare di Avezzano, della Marsica e non solo. La polizia urbana no al lavoro notturno, i sindacati sono decisi e ribadiscono lo stato di agitazione. Al momento mancano le condizioni per un servizio sicuro. Dalla Marsica ci spostiamo in Valle Peligna, punto nascita Salvo, quello dell'ospedale di Sulmona, c'è l'ok da parte del Ministero. In basso ancora Avezzano, in questo caso droga nella busta del latte preso. E poi Prato La Peligna, strada tagliafuoco, no alle auto. Ci spostiamo alla pagina di Teramo, monumento da proteggere, Teatro Romano riparte la progettazione, il Comune affida l'incarico per i rilievi geologici dopo le contestazioni sulla proposta di una copertura troppo pesante. Montorio Alvomano, altre 10 casette arriveranno fra 20 giorni. E poi invece in basso a Teramo si parla ovviamente, come ogni giorno, delle amministrative nel capoluogo di provincia. La Lega resiste a Fratelli d'Italia, Bella Chioma, coordinatore regionale della Lega, non avalliamo la candidatura a sindaco di Morra, il Carroccio insiste su Del Paggio. Siamo a Giulianova, Amani diventa prete e torna in Congo, il Vescovo lo ordina sacerdote nel Monastero del Santo Volto,
Monsignor Leuzzi festeggia anche i 6 anni di consacrazione episcopale. Monsignor Leuzzi, vescovo della diocesi di Atri Teramo. Siamo a Martinsicuro, da campione di nuoto a scrittore, ragazzo con la sindrome di Down, racconta i successi e la malattia. E poi in basso, proteste a Tortoreto, scuolabus vecchi, ragazzi in ritardo a scuola. Siamo alle pagine dello sport, dobbiamo però invece andare a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Ripartiamo da Pescara. Gheppa Cheno non merita il palco del 1° maggio. Tersigni, Fiom contesta gli antivalori nei test del rapper, più incidenti e morti in Abruzzo, ma non si parla di lavoro. Dunque polemica per la festa del 1° maggio, invece gran festa ieri a Pescara, vedete Piazza della Rinascita invasa dai 1300 partecipanti alla 35esima edizione del Vivi Città. C'è stata anche l'intervista rilasciata dal presidente della WISP Abruzzo e Molise, Alberto Carulli. Raccolti fondi per un ludobus da donare ai ragazzi siriani che sono ospitati nei campi profughi in Libano. La vittoria ieri a Scarlatto e Aceto di questa 35esima edizione del Vivi Città di Pescara. Siamo ancora a Pescara, lavori in città, rotatorie e colli, 15 giorni ancora di lavori nella zona alta della città. E poi parliamo di banche. BCC di Cappelle conferma per Borgia presidente, Michele Borgia, che è stato riconfermato presidente della Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo. E poi il gesto eroico di Penne di ieri, tenta 2 volte il suicidio, salvato da un poliziotto della Polizia Stradale di Pescara che era libero dal servizio. Siamo all'Aquila, tasse, manifestazioni e TAR per la spallata anti-Balzello, oggi la grande marcia degli imprenditori dalla Fontana Luminosa alla Villa Comunale, poi l'udienza per chiedere di sospendere la nomina del commissario alla riscossione. Attività produttive, i candidati sono troppi, associazione congelata. Ci spostiamo alla pagina della Marsica e della Valle Peligna, partiamo dalla Marsica, da Tagliacozzo, ferrovia più. Vediamo un attimo, ecco qui la pagina, dicevamo ferrovia più sicura dopo l'incidente. Oggi il funerale di Loris Di Rocco, 78 anni, che era stato investito dal treno, il passaggio a livello era chiuso, ma non è purtroppo bastato a salvare il 78enne. È necessario mettere in sicurezza tutta la tratta ferroviaria, ma i comuni devono compartecipare alle spese con Rete Ferrovie Italia. Pesco Costanzo, trovato morto un lupo dell'Appennino, nessuna lesione, ipotesi di avvelenamento. E poi una notizia in breve che arriva da Avezzano, Movida Sporcacciona, imbrattato il centro della città marsicana. Siamo a Chieti, 46 volte no, bloccata dai giudici, la mega causa di Terna, questo è il titolo di apertura, sentenze fotocopia tra Chieti e Lanciano danno ragione al tecnico citato per oltre 900 milioni dal colosso dell'energia. E poi siamo a Vasto, gastroenterologia, strop ai ricoveri, reparto verso la chiusura. E poi San Salvo, minorenni terribili, 15enne aggredito da 3 coetanei, indagini sul pestaggio in Piazza Moro. E poi Writer imbratta Palazzo De Maio, in questo caso siamo in pieno centro a Chieti. Spostiamoci invece a Teramo, cantieri, ora i commercianti chiedono i danni al comune, dopo 2 anni dall'inizio dei lavori i negozi del corso si affidano ad un legale, sovrintendenza e ritardi nell'arrivo delle mattonelle, la causa degli stop. Fare la conta dei danni è semplice, il nostro fatturato è stato dimezzato, lo dice Antonio Topitti di Confesercenti, vedete in altro la sua dichiarazione. Si impicca ad un albero, la cronaca, lo trovano 2 passanti, il male oscuro, vedete questo articolo di spalla, il dramma nella campagna di Bellante, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 42enne visto da cercatori di asparagi selvatici. Siamo in basso a Giulianova, la carica dei 3.000 per il CIAC con Franco Nero per bloccare le auto dei curiosi, le troppe comparse, i vigili hanno chiuso l'accesso. Arriviamo anche in questo caso alle pagine dello sport, allora possiamo aprire, prima di fermarci per qualche attimo, possiamo aprire
L'ampia pagina dello sport, come ogni lunedì, partendo dai titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali, Gazzetta dello Sport, ecco qui il titolo principale, Gigio sei un mago, Juve sei da scudetto, Donnarumma portiere, Gigio Donnarumma portiere del Milan, ferma Milik, vedete la parata nella foto in alto al 92esimo, Napoli che non va oltre lo 0-0 a Milano, ne approfitta la Juventus che ha superato la Sampdoria in casa, Juventus 84, Napoli 78 in classifica. Poi derby di emozioni tra Roma e Lazio, mancano solo i gol, finisce 0-0 la sfida della capitale. Siamo al Corriere dello Sport, pari da Champion, partita ricca di emozioni all'Olimpico, la Lazio resta in 10, finisce 0-0 Lazio-Roma, che Juve, che Gigio, vittoria dei bianconeri, parate del portiere del Milan che fermano il Napoli. E poi una notizia di calcio estero, Guardiola re d'Inghilterra, Mourinho consegna la Premier a Guardiola. E poi una notizia che riguarda invece la Formula 1, il Gran Premio in Cina, trionfa Ricciardo, Vettel speronato, arriva solo ottavo pilota della Ferrari. Infine tutto sport, Douglas sei grande, il titolo che riguarda il giocatore della Juventus, Juventus che è tornata a far punti, a far risultato pieno in campionato dopo la beffa di Madrid. Ma noi parliamo del calcio di casa nostra, Pescara emergenza in difesa, domani sera a Vercelli scontro salvezza con Campagnaro e coda fuori, Fornaser in dubbio, dunque problemi di formazione nel reparto arretrato per il tecnico Pillon. Andiamo a vedere proprio la pagina che riguarda il Pescara, Pescara domani a Vercelli 20:30 lo stadio Silvio Piola, difesa a pezzi, Pillon in ansia, Campagnaro squalificato e coda KO, emergenza nelle retrovie perché anche Fornasier è in dubbio, non è al meglio della condizione, dunque scalpitano per tornare a giocare dal primo minuto. Per quanto riguarda il settore arretrato, Gravion e Marco Perrotta, uno dei due giocherà certamente perché Coda e Campagnaro sono indisponibili. E poi gli avversari, parliamo della Pro Vercelli, ultima in classifica con 31 punti, squadra vercellese che in pratica si gioca le ultimissime speranze di evitare la retrocessione. Il grande ex è Carlo Mammarella, pescarese, per tanti anni capitano della Virtus Lanciano. A Vercelli gara trappola però per il Pescara, assolutamente un match da non sottovalutare, anche perché l'ultima volta, due stagioni fa, fu goleada, i piemontesi si imposero per 5-2 in una gara che poi iniziò, come molti ricorderanno, in ritardo dalle 15, spostata alle 17 per una improvvisa nevicata. E in casa piemontese, oltre a Mammarella, c'è un altro ex del Pescara fresco, in questo caso il portiere Pigliacelli, che ricorderete era stato epurato da Zeman, era stato mandato in tribuna per motivi disciplinari in occasione della gara persa in questa stagione dal Pescara al Carlo Castellani di Empoli. Allora possiamo fermarci per qualche attimo, poi torneremo in studio, seconda parte di Mattino 6, parleremo di Serie C, parleremo di Serie D, del campionato regionale di eccellenza con il trionfo del Giulianova, e poi vedremo risultati di sport, di basket, di pallavolo e tanto altro. Siamo di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, prima di parlare di Serie C vediamo come il Messaggero parla del momento del Pescara, la vigilia della gara di domani sera al Piola di Vercelli. Pillon, Pescara, rabbia ed orgoglio, due pareggi pesanti a Palermo e con il Bari, con la giusta reazione, l'esultanza dopo il gol di Pettinari è emblematica per ridare fiducia. E poi si parla di questa trattativa con i cinesi, potrebbe essere la Xiamen Holding il possibile acquisto di consistenti quote azionarie del Pescara Calcio. Poi in basso si parla di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ex biancazzurro, che sarà presente al Curi Camp di Pescara, così come era accaduto lo scorso anno. Siamo al Teramo, come vi dicevo, Serie C, giornata nera, serata nera quella di ieri per i biancorossi, scoppola al Riviera,
i tifosi della Sambo omaggiano Palladini, ma poi finisce 2-0 per i padroni di casa e proprio Palladini amaro al 91esimo, due gol regalati. Vediamo anche il centro, come commenta la battuta d'arresto del Teramo. Vedete, il Teramo fa regali, la Sambo ringrazia, due reti nei primi 25 minuti su altrettanti errori difensivi, indirizzano subito il confronto a favore dei rossoblù. Vediamo anche gli altri risultati: Fano Mestre 1-0, Feralpi Salò Sant'Arcangelo 1-1, Gubbio Triestina 1-1, Padova Albino Leffe 1-1, Renate Ravenna 0-0, Vicenza Pordenone 1-1. Questi i risultati dei match di ieri nel girone B di Serie C. Palladini fatto poco, ma dopo quell'avvio era dura, queste le parole del tecnico della formazione biancorossa. E poi in basso il patron Campitelli, duro con la sua squadra: siamo senza capo né coda, non è colpa dell'allenatore, i limiti sono a monte, rischiamo grosso, perché ora il Teramo è a soli due punti dalla zona playout. Allora noi andiamo a vedere il servizio sulla sconfitta dei biancorossi alla Riviera delle Palme nelle parole di Ania Cantagalli. La San Benedettese bisse il risultato della gara di andata, batte 2-0 il Teramo ed il basso classifica risucchia adesso biancorossi con la zona playout distante solamente due punti. Palladini conferma la formazione attesa, abbandona il 3-4-3 e vara il 3-5-2 con Gondò e Bacio Terracino in avanti. Dall'altra parte Capuano rilancia di massimo titolare, con Stanco al suo fianco in attacco e Bellomo alle loro spalle. Il tecnico rossoblù imposta la gara lasciando molto spesso la manovra a Teramo, che storicamente fa estrema fatica quando deve condurre i giochi. Rapisarda sarà spina nel fianco per i primi 20 minuti ed è proprio l'ex L'Aquila, servito da un assist al bacio di Bellomo, a portare avanti la San Benedettese al decimo minuto di gioco. Palladini vede in panchina le difficoltà di Varas su quella fascia e decide quindi di invertire le posizioni in campo tra Melillo e Salas, con quest'ultimo che va dunque a dare una mano al centrocampista ecuadoriano nel duello con Rapisarda. Il Teramo si fa vedere per la prima volta al sedicesimo, quando dopo una discesa di Varas, Gondò tenta un colpo di tacco debole in area che Perina blocca senza problemi. La Samba sguazza nelle difficoltà del Teramo e dagli sviluppi di un calcio d'angolo per i biancorossi, Ventola non trova l'impatto con il pallone, dando il là alla ripartenza di Di Massimo. Bellomo e Stanco poi fanno il resto per il raddoppio dei rossoblù tra il tripudio del Riviera. La formazione di Capuano sul 2-0 rimane poi in attesa, vedendo la squadra di Palladini rendersi pericolosa al 40esimo, quando Ventola e Bacio Terracino costruiscono la prima vera palla gol con Perina a respingere. Palladini cambia all'inizio ripresa, chiamando fuori De Grazia e facendo entrare Tulli, con l'ex Sudtirol ad agire da trequartista alle spalle di Gondò e Bacio Terracino. Dall'altra parte Marchi lascia il posto a Bacinovic, ma non cambia nulla nel modo di stare in campo della Samba. Non succede praticamente niente fino al 18esimo, quando dagli sviluppi di un calcio di punizione Panico impegna Perina dalla distanza, che ribatte su Melillo e con l'estremo di casa poi bravissimo a bloccare in qualche modo il tentativo ravvicinato del difensore biancorosso. Capuano vede le difficoltà del reparto avanzato nel tenere palla e fa entrare Miracoli e Valenti al posto di Stanco e Di Massimo. Proprio Valente, entrato da qualche istante, impegna dalla distanza calore, bravo a respingere il tentativo del giocatore rossoblù. Ventola invece pensa di fare tutto da solo al 32esimo, inventandosi una discesa sulla destra, ma battezzando poi l'esterno della rete. Ancora estremo difensore del Teramo protagonista al 42esimo, quando alza in angolo un tiro di Rapisarda. È l'ultima occasione di un match interpretato dai biancorossi senza gli occhi della Tigre. Per salvarsi adesso, dopo il turno di riposo da osservare domenica prossima, servirà molto di più, con Fano che sarà crocevia del destino della squadra di Palladini. Il tecnico del Teramo, tra l'altro, è stato omaggiato con uno striscione nel corso del secondo tempo da parte della curva della Samba. Delusione invece per i più di 500 tifosi teramani presenti, che hanno comunque sostenuto la squadra senza soluzione di continuità. E siamo al campionato di Serie D. Ieri l'unico derby si è disputato all'Aragona, dove il Francavilla ha battuto la Vastese per 2-1. Il Francavilla fa l'impresa, tonfo Vastese, Banegas apre le danze, Palumbo sigilla il risultato e biancorossi non basta il gol di Fiore. Biancorossi che scivolano al quinto posto in classifica. Iervese crediamo nei playoff, Colavitto ci aspettano tre finali. Vediamo dunque il servizio realizzato da Andrea Costantini.
Val Francavilla, il derby adriatico con la Vastese. All'Aragona l'11 di Ervese si conferma squadra da trasferta e con una prova con i fiocchi si impone al cospetto di una Vastese a tratti irriconoscibile e che nella ripresa non ha saputo cambiare l'inerzia di una partita sembrata segnata sin dall'inizio. Nella Vastese il classico 4-3-3 con Pizzutelli recuperato in cabina di regia e Tedesco che la spunta su Cherillo e Bittaie. Nel Francavilla stagione finita per Fofana e Amenta, fuori causa anche Molenda, c'è Paravati in avanti con Banegas. Grande cordialità sugli spalti, vista l'amicizia tra i presidenti Bolami e Candeloro e il gemellaggio tra le due tifoserie. In campo la squadra più pronta è il Francavilla, che si fa subito vedere con Palumbo. La risposta della Vastese passa per il recupero palla di Cane, poi Leonetti serve la corrente De Feo che tira centralmente. Poco dopo ripartenza dirompente di Stifaletta che, anziché assistere i compagni meglio piazzati, va al tiro e spreca una buona opportunità. Chi invece non sbaglia al quarto d'ora è Ezequiel Banegas, che si inventa il vantaggio del Francavilla. Salta, dichiara e scarica un sinistro violentissimo sotto la traversa, imprendibile per Camerlengo. Il gol dà ulteriore linfa al Francavilla, che manovra con grande scioltezza mentre la Vastese si ritrova per diversi minuti in balia del palleggio ospite e rischia il 21esimo con la sventola volante di Palumbo dopo corner di Banegas. Il centrocampista napoletano ci riprova con un altro potente sinistro dopo un paio di minuti. Anche questo sorvola di poco la traversa. La prestazione di Palumbo è dominante. Il giocatore prova a bissare la protezza con la Jesina al 40esimo senza riuscirci. Della Vastese poche tracce. La squadra di Colavitto prova a fare qualcosa in più nel finale di tempo, ma la punizione innocua di Pizzutelli è lo specchio del brutto primo tempo aragonese. Nella ripresa le cose non sembrano cambiare. Palumbo mena le danze e Baba al 7° conclude. Camerlengo blocca sul ribaltamento di fronte, break di Nicola Fiore, cross morbido sul quale l'altro Fiore, Gianmarco, interviene e sventa l'incornata di Tedesco. Iervese inserisce Alexic, che al 13esimo ha la palla del raddoppio, il suggerimento è di Banegas. Alexic però davanti a Camerlengo chiude troppo il diagonale, palla al lato. Lo spavento incentiva il cambio per Colavitto, Bittaie per Cane e Vastese col 3-4-3, ma il nuovo assetto non migliora di tanto la produzione offensiva dei padroni di casa. Tedesco conclude alto al 16esimo, nulla da fare anche per Fiore al 25esimo. Francavilla invece sempre ficcante al 26esimo, combinazione Palumbo, Alexic, Banegas, l'argentino in sacca ma è in offside. Il raddoppio è solo rimandato di 3 minuti, Banegas premia la sovrapposizione di Fiore, cross basso per Palumbo che corona la sua gran prova col gol numero 12 in campionato. Partita finita? No, perché al 34esimo c'è un contatto in area tra Milizia e Bittaie. Per Bianchini di Terni è rigore, che Nicola Fiore prima si fa parare da Fargione ma poi monetizza col tapin vincente 1-2. La Vastese però non riesce a incidere nel concitato finale e i biancorossi devono così alzare bandiera bianca. Vince con merito il Francavilla, che tiene accese le speranze ai playoff, mentre la Vastese scivola al 5° posto agganciata dal Pineto. Vedete anche, vediamo alle mie spalle, eccolo qui inquadrato, il titolo sul derby dell'Aragona, Vastese derby amaro, Francavilla gode 1-2. Parliamo invece dell'Aquila, l'Aquila Corsara a San Marino, 3-2 il finale per i rossoblù, l'Aquila che vede i playoff per gli aquilani, trasferta garantita dalla colletta dei tifosi. L'Aquila ancora una volta sorprende in positivo e conquista una vittoria pesantissima sul campo della formazione sammarinese, diretta concorrente per i playoff. Allora possiamo andare a vedere il servizio su questa vittoria esterna della formazione del tecnico Battistini. Ormai è diventata una consuetudine, come un orologio svizzero, il San Marino distrugge in casa quello che costruisce fuori. Lo scontro diretto playoff va all'Aquila, società in piena crisi economica e nel dopopartita presa di posizione del tecnico Battistini. La partita si accende grazie al primo regalo della difesa del Titano, che si complica la vita su lettura semplice e garantisce all'Aquila lo sviluppo a destra, che porta Padovani al controllo, e alla battuta rete Donini capitola una prima volta. La reazione immediata e concreta della squadra di Medri certifica il buon momento di salute di una formazione che viene da 3 vittorie consecutive. Ancora Gianluca Bugaro a trovare la stoccata vincente, dura non più di 3 minuti il vantaggio rosso-blu. Dopo il gol il San Marino si scioglie e in più di una circostanza
rischia il sorpasso. Nappello in mezzo, Guidi non ci arriva per questione di centimetri. Poco dopo è lo stesso Guidi a confezionare l'assist per Zekiri. Il centrocampista calcia alto da posizione interessante. Finale di tempo emozionante, prima è l'ex Caffiero a farsi luce ma a non trovare lo specchio della porta e solo esterno della rete. Di là, da palla inattiva, prima Zekiri, poi Di Maio fanno fare un figurone al portiere Farroni che si oppone alla grande. Il titano si espone per una disposizione spesso non corretta della difesa e l'autore del gol Padovani a divorarsi il raddoppio con un pallonetto che termina alto. Ripresa, episodio dubbio, in apertura Ibe di testa riporterebbe in vantaggio l'Aquila se non fosse per un fischio dell'arbitro che annulla per un fallo del capitano Pupeschi su Pestrin. Punito con il giallo, il capitano rosso-blu è anche rischiato per le reiterate proteste. Proteste che continuano e portano anche all'espulsione di un componente della panchina abruzzese. Medri, molto solerte nelle sostituzioni vincenti a Recanati, si complica la vita da solo andando a rimodellare una difesa che non era certamente trascendentale ma che in qualche modo aveva retto. Dentro Cevoli e difesa 5 per proteggere un risultato positivo e per reprimere la disinvoltura dell'Aquila, ed invece succede che l'idea strana per uno come Medri risulta un favore agli avversari. Cevoli è tutt'altro che irreprensibile su Boucher, che lo brucia in velocità e va a mettere alle spalle di Donini. A questo punto l'Aquila dilaga, approfittando delle ripetute dormite della difesa del titano. Doppietta per Padovani e Tris rosso-blu a 10 dal termine. L'orgoglio biancazzurro è salvato da Ceccarelli, che di testa a 2 dai 90 regolamentari non fa altro che aumentare i rimorsi. Domenica il San Marino dovrà cercare nuova gloria in trasferta sul campo dell'Avezzano, terzo in classifica, se vuole credere ancora all'obiettivo post-season al San Marino Stadium. L'Aquila batte San Marino 3-2. Come ascoltavamo, San Marino che giocherà nel prossimo turno ad Avezzano, e proprio i marsicani hanno superato ieri la Recanatese per 3-0. Avezzano tutto facile con Dos Santos, imperatore del gol, doppietta per Cerone, risultato rotondo per i biancoverdi del presidente Paris, che volano ancora di più in classifica. Andiamo a vedere il servizio sulla partita dei Marsi. La Recanatese di Marco Alessandrini al Dei Marsi per scongiurare l'allarme play out. Non può essere la stessa partita dell'andata. I marchigiani sono un'altra squadra con tutt'altro rendimento e attenzione a mister 18 gol in 12 partite. Manuel Pera, classe 84. Giampaolo senza fanti, squalificato, Sbardella, Kras e Bisegna infortunati. Scende in campo dal primo minuto Florin Tariuk, uscito in barella dalla trasferta di Pineto col San Nicolò. Al settimo, clamorosa occasione per Dos Santos, che potrebbe anche servire Pellecchia sull'inserimento. Sceglie il rasoterra di precisione e palla fuori di un niente. Al nono, buono il dialogo tra il brasiliano e Cerone, ultimo passaggio per il numero 10 di casa. Troppo lungo e allora Piangerelli può fare sua la sfera. 17esimo, ottimo lo spunto di Besana, che guadagna metri e resiste alla pressione e mette Dos Santos a tu per tu col portiere. Fuori misura la conclusione a rete. Bianciardi al 22esimo ci prova dalla lunga distanza, palla sul fondo. Alla mezz'ora resta in 10 la Recanatese. Capezzali pesca il secondo giallo e guadagna lo spogliatoio a un quarto d'ora dal termine del primo tempo. Minuto 35, Lombardo crossa dal fondo, Pellecchia raccoglie e mette in mezzo. Di prima Cerone taglia un passo del palo alla sinistra di Piangerelli. È il preludio alla rete dell'1-0. Due minuti dopo Deramo gioca per Lombardo, traversone in area, Dos Santos stacca di testa e la infila nell'angolino incrociare. Alessandrini cambia qualcosa, fuori guida, dentro Senigallesi. La reazione recanatese al minuto 41 con questa giocata per Pera, che si libera bene ma non riesce a concludere. Al 45esimo sempre Lombardo dalla corsia mancina, entra in area e la mette tesa. Cerone non riesce a indirizzare la sfera. Si chiude qua il primo tempo, 1-0 meritato, che a fare la conta degli episodi sta stretto all'Avezzano. Alla ripresa nella Recanatese non c'è Rinaldi, Alessandrini manda in campo Candolfi. 4 minuti e l'Avezzano concede il primo a fondo. Lombardo raccoglie al limite del lato corto, entra in area e taglia centralmente per Dos Santos. Provvidenziale la retroguardia ospite. Un minuto dopo il brasiliano per vie centrali, soluzione rasoterra facile per Piangerelli. Capolavoro al settimo, Cerone col contagiri per Deramo in profondità, all'esterno temporeggia e rientra sul destro. Entra in area e serve Cerone a rimorchio, di prima intenzione la infila alle spalle di Piangerelli per il 2-0 biancoverde.
Al 12esimo Pellecchia per Dos Santos, mancino incrociare del brasiliano millimetri a negare il 3-0. Pochi secondi dopo ancora Pellecchia defilato, traversone basso, Cerone anticipato sulla linea di porta. Il primo vero pericolo per l'Avezzano arriva al 16esimo su questa conclusione di Senigallesi che finisce sulla traversa. Giampaolo richiama Deramo e sceglie dalla panchina Filippo Pollino, cambio anche per Alessandrini, fuori Giaccaglia, dentro Tanovi. Al 27esimo finisce la partita di Bomber, Matheus, Dos Santos. In campo Lorenzo Di Curzio. Appena un minuto e arriva il 3-0, Bianciardi verticalizza per Cerone. L'attaccante sceglie il tempo e la piazza di potenza e precisione sotto l'incrocio alla destra di Piangerelli. Portiere recanatese coi pugni a mettere in corner al 32esimo sulla giocata di Pellecchia. Ancora sostituzioni, fuori Lombardo, dentro il classe 98 Luigi Scutti, fuori anche Cerone, dentro Michele Priorelli. A 4 dalla fine esce coi crampi il capitano Damiano Menna, migliore in campo, esordio per il classe 99 Juniores Meconi. Finale di gestione, la partita ha detto tutto ciò che doveva, termina dopo 4 minuti di recupero. Non doveva essere la partita dell'andata, invece l'Avezzano torna a casa con un altro 3-0. 14esimo risultato utile consecutivo, i biancoverdi dominano il campo e si confermano leader di questo girone di ritorno, alimentando il rammarico per i punti persi per strada. Quinto risultato utile per il Pineto, che fa irruzione in zona playoff. Una doppietta di Tomassini, favolare la formazione di Amaolo, 2-0 sul Castelfidardo. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Quinto risultato utile consecutivo per il Pineto, che batte 2-0 il Castelfidardo tra le mura amiche del Mariani Pavone e tiene il passo dell'Aquila in attesa del derby di domenica prossima al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia. Amaolo deve rinunciare allo squalificato Esposito a centrocampo, sull'esterno gioca Marianeschi, mentre in avanti si rivede Ciarcelluti dal primo minuto nel tridente con Gragnoli e Tomassini. Un'assenza anche per Vagnoni, quella di Bordi in difesa, dove però rientra Ghiani. Rispetto alla formazione sconfitta dalla Vastese, il tecnico biancoverde inserisce dal primo minuto Mantini e Pedalino. Primo tempo equilibrato, la prima vera occasione al 17esimo è per gli ospiti, quando Montagnoli riceve palla da Calabrese e fa partire il diagonale sul quale Giachetta si fa trovare pronto. La risposta del Pineto al 25esimo, quando un Ciarcelluti in giornata supera Giovagnoli sulla destra e altruista serve l'accorrente Tomassini sul primo palo, che non ci arriva di un niente con la sfera che termina fuori di un soffio. Sono Montagnoli e Ciarcelluti i giocatori più attivi dall'una e dall'altra parte. Al 32esimo l'attaccante bianco verde se ne va per vie centrali, provvidenziale su di lui il recupero di Della Quercia. Al 38esimo dalla parte opposta invece l'esterno biancazzurro a dare l'illusione del gol. Finale di primo tempo in crescendo per i locali. Al 40esimo ancora Ciarcelluti, serve Tomassini che però perde l'attimo e l'azione sfuma. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. La ripresa si fa però subito incandescente, appena un giro di lancette i locali passano, l'azione si sviluppa sempre sull'asse Ciarcelluti-Tomassini con il cross dell'esterno e il colpo di testa, questa volta vincente, ad anticipare Giovagnoli dell'attaccante per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Ancora Tomassini al quarto, stavolta ostacolato tra i due centrali biancoverdi, spedisce fuori bersaglio la palla del possibile raddoppio. La risposta dei marchigiani al sesto, quando Montagnoli serve Pedalino per la girata sotto misura e la parata a terra di Giachetta, e poi al 21esimo, quando sugli sviluppi del corner battuto corto Calabrese mette in mezzo per Mantini sul primo palo, provvidenziale però su di lui l'anticipo della difesa. Dal possibile pareggio marchigiano si passa al 2-0 in favore dei padroni di casa, che si concretizza al 28esimo quando Pezzotti se ne va sulla sinistra, supera Mantini e fa partire un cross al bacio per la testa di Tomassini, che implacabile insacca ancora una volta all'altezza del primo palo per la doppietta personale che vale il 2-0 in favore dei padroni di casa e mette la partita in ghiaccio. La reazione del Castelfidardo sta tutta in questo tiro di Calabrese da fuori, che termina di poco oltre la traversa. Nel finale poi è soltanto mera gestione da parte del Pineto fino al triplice fischio. Nell'ultima parte di gara, da registrare solo l'esordio per gli ultimi scampoli di partita del giovane classe 2000 di Federico, di proprietà del Pescara e tra i protagonisti della vittoria nel campionato juniores da parte della formazione biancazzurra. Dopo 5 minuti di recupero il Pineto può gioire per il quinto risultato utile consecutivo, che tiene ancora accesa la speranza playoff. Quinta sconfitta consecutiva invece per un Castelfidardo in crisi di risultati e con poca voglia di parlare, che conferma ancora il silenzio stampa per la seconda domenica consecutiva.
E siamo al San Nicolò che ha espugnato, possiamo ora vedere tra qualche istante anche le immagini della vittoria ottenuta in esterno dalla formazione di Fabio Montani. San Nicolò che è passato per 2-0 sul campo della formazione marchigiana della San Giustese al Villa San Filippo. Ecco le immagini, i ragazzi di Montani si sono imposti con il più classico dei risultati, il San Nicolò vedete in maglia bianco-rossa, la formazione di casa in tenuta completamente bianca. Era questa una partita alla vigilia non semplice per la squadra di Montani, che però ha avuto il merito di crederci e di trovare il gol, vedete al 17° del primo tempo con bontà la conclusione dell'avanti della formazione abruzzese in area al 17° minuto, l'1-0, e poi nella ripresa vedete il rigore assegnato dal direttore di gara con la trasformazione di Moretti che mette il pallone in rete, un pizzico di fortuna per la conclusione dagli 11 metri dell'esperto giocatore del San Nicolò per il gol del raddoppio che permette alla squadra di Montani di di conquistare un successo importante e di fare un passo avanti in zona salvezza, decisivo anche in virtù degli altri risultati. È chiaro che non sarà semplice conquistare la salvezza diretta per i biancoazzurri, ma la vittoria di ieri è sicuramente pesante ai fini della classifica. Saluta invece in anticipo il campionato di Serie D Nerostellati, vediamo il titolo, i Nerostellati scendono in eccellenza, il pareggio non basta per la formazione Peligna, 1-1 sul campo del Monticelli, comunque un'esperienza al di là della la retrocessione importante nella storia del calcio pratolano per i Nerostellati che retrocedono in eccellenza, e dall'eccellenza invece risale, ritorna in Serie D il Giulianova. Francia si veste da bomber e stende il montorio. Il Giulianova è in Serie D con due giornate di anticipo. Ieri grande festa al Rubens Fadini con oltre 1300 spettatori per questa partita che ha visto il trionfo giusto, tripudio giallorosso, dopo un campionato dominato in lungo e in largo. Il presidente Bartolini, promozione meritata, Piccioni pensa al futuro, questo è solo l'inizio per i giallorossi. Possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri al Rubens Fadini con questa vittoria che ha regalato i giallorossi con due giornate di anticipo la promozione in Serie D. Vediamo. L'atteso giorno della festa dopo il rinvio di Cupello è arrivato. Grazie al successo sul Montorio per 3-0 con una tripletta di Francia, il Giulianova è tornato in Serie D. Un traguardo strameritato è arrivato dopo una stagione dominata dai giallorossi in lungo e in largo dalla prima all'ultima giornata. Una delle piazze calcistiche più importanti d'Abruzzo riassapora così a distanza di 2 anni l'importante palcoscenico nazionale, che dovrà però rappresentare un punto di partenza, non certo di arrivo, con l'obiettivo già puntato sulla C. La gara con il pericolante Montorio è stata quasi una formalità, troppo netta la differenza di valori tecnici, ma anche le differenti motivazioni con il Giulianova del presidente Bartolini, deciso a chiudere con 180 minuti di anticipo la pratica promozione, come così poi è stato. Al Fadini si gioca di fronte ad oltre 1200 spettatori agli ordini del signor Conte di Chieti. In campo non c'è storia, con i 90 minuti condensati nei 3 gol di Francia, poco dopo la notizia del vantaggio del San Buceto a Chieti, i ragazzi del presidente Bartolini alla mezz'ora del primo tempo sbloccano il risultato con il colpo di testa del centrocampista che su cross di Vitelli non sbaglia per l'1-0 dei giallorossi di casa, oggi nel campo con una tenuta bianca. Il raddoppio arriva al 28° della ripresa quando Francia bissa la rete del primo tempo con un tiro chirurgico da fuori area che non lascia scampo a Ricchiuti. Il Montorio resta poi in 10 al 38° per l'espulsione di Zurita, e con il tris di Francia questa volta su punizione per una tripletta memorabile e la festa al 91° prima in campo e poi sugli spalti.
Con la testa già ai playoff, Chieti e Martinsicuro cedono il passo. Siamo sempre al campionato di eccellenza. Chieti battuto in casa per 1-0 dalla Folgore San Buceto. Martinsicuro che perde a domicilio 3-2 con la Torrese. Gli altri risultati: Penne Alba Adriatica 2-1, Acquesapone Cupello 0-0, Capistrello Paterno 3-2, San Salvo Angolana 2-0, Amiternina Sportore 3-2, Miglianico River Chieti 1-0. Vediamo anche quello che è successo nei due gironi di promozione: girone A, Pontevomano Mutignano 1-1, Celano Marsica Virtus Teramo 0-3, vittoria dei teramani che sono soli in vetta. E poi Santomero Palmense Notaresco 2-2, San Gregorio Rosetana 3-1, Colonia Fontanelle 1-1, Alba Montaurei Mosciano 1-1, Morro d'Oro Nuova Sant'Egidiese 4-2, Piano della Lente Tossicia 2-3, Pucetta Luco Calcio 2-0. Girone B, Ortona Pesante KO in casa, Casalbordino non fa sconti, Ortona Casalbordino 0-2, Delfino Pescara Bucchianico 3-1, Castiglione Valfino Fossa Cesia 0-1, Passo Cordone Sportland Celano 1-1, Palombaro Piazzano 0-3, Raiano Sulmona 1-2, Val di Sangro Casolana 1-1, Virtus Pratola Fater Pescara 1-2, Villa 2015 Real Tre Ciminiere 1-1. In classifica nel girone A al comando la Virtus Teramo con 70 punti, nel girone B comanda il Delfino Pescara con 65 punti. Lasciamo il calcio per vedere quello che è accaduto. Questa è la pagina relativa al Vivi Città di cui tanto abbiamo parlato. Scarlatto e l'Aceto dominano il Vivi Città di Pescara, vedete le immagini, quanta gente ieri in Piazza della Rinascita. Poi il rugby, l'Aquila, chiudiamo il campionato con onore, pur promozione, il tecnico dei Neroverdi Rotilio a due giornate dalla fine, potevamo fare meglio con qualche risorsa in più. Serie B, impresa del Paganica invece nell'altro girone di Serie A, il Custorino sorride, la Gran Sasso va KO ma non retrocede, questo è sicuramente quello che conta per la formazione aquilana. Il basket, Roseto svagato e con la testa ai playout, perde in casa per 80-98 con Treviso, ma si pensa già ai playout, come dice, lo vedete in basso, anche coach di Paolo Antonio. Vediamo invece quello che è accaduto nel campionato di Serie B di basket maschile. Il Teramo condanna Ortona, Teramo che passa per 86-69 in casa della Guerra, che retrocede. Pescara il quarto posto è quasi in cassaforte, Pescara Amatori Pescara che batte per 80-57 Fabriano. Campli piega Matera ma è necessario un supplemento. Camplesi che si impongono per 88-83, Giulianova salvezza in vista dopo la vittoria in esterno sul parquet del Nardò per 77-69. Nella Serie C Silver, Magic Chieti a Valanga, male le due formazioni teramane. Ciclismo, Valente in volata, fa suo il Tour degli Ulivi a Moscufo. E noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi, il primo della settimana con Mattino 6. Grande spazio come sempre allo sport come ogni lunedì, Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Silvia Gentile in regia, ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo e vi rinnovo l'appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.